riapre il museo di Capodimonte dopo l'apertura del bosco. Ora tutto il nostro mondo è di nuovo accessibile, con un'organizzazione serena e sicura. Poi c'è questo bosco organizzato per dare a tutti la possibilità di goderci il grande lusso che rappresenta questo bosco, sia per la passeggiata, sia per le bici, sia per il jogging. Io direi che ora abbiamo la possibilità di passare una giornata intera a Capodimonte in modo meraviglioso, con mostre e pace. Per rientrare nella sicurezza sanitaria abbiamo sviluppato un'app che consente di prenotare e acquistare il biglietto in maniera facilitata e usare un biglietto digitale piuttosto che un biglietto cartaceo. Quindi è sufficiente scaricare gratuitamente quest'app, prenotare, quindi acquistare il biglietto, che è un biglietto per fascia oraria, quindi ci sono 15, ogni 10 minuti possono entrare 10 persone. Dopodiché un ulteriore sviluppo consentirà di utilizzare l'app anche per conoscere tutta la programmazione, tutte le attività che saranno in calendario per il bosco e per il museo. Le mostre sono state prorogate, quindi abbiamo la mostra Napoli-Napoli di lava, porcellana e musica fino a Pasqua 21 e la mostra Calatrava nella luce di Napoli fino al 10 gennaio. Poi avremo in luglio grandi spettacoli. Il nostro luglio musicale e le nostre attività culturali di luglio sono addirittura aumentate e avremo una grande parte del Napoli Teatro Festival che verrà a Capodimonte. Avremo un biglietto congiunto Teatro Festival e Capodimonte, quindi con un biglietto si potrà visitare il museo, passeggiare nel bosco che rimane sempre gratuito e la sera vedere un spettacolo. La riapertura degli spazi museali, soprattutto di una perla della nostra città come la Pinacoteca di Capodimonte, il Museo di Capodimonte, è sicuramente un incentivo per il turismo a tornare nella nostra città. Lo è innanzitutto per il turismo italiano, perché per il momento insomma dobbiamo guardare e puntare soprattutto ai flussi di prossimità, ma lo sarà, ci auguriamo, nelle prossime settimane anche per i turisti europei e per i turisti stranieri.